Dottor Romano, abbiamo appreso dal sito della provincia regionale di Messina che c'è stata un'accelerata verso la liquidazione del comitato Torminarte. Ecco perché questa accelerata. Sì, in realtà non è esattamente un'accelerata, è la conseguenza del disegno di legge che, come peraltro l'assessore competente, ci aveva preannunciato, è stato approvato dalla giunta regionale. Nel disegno di legge c'è una modifica molto importante al previsto processo di trasformazione del comitato in fondazione Torminarte. La modifica è basilare, semplicemente questo: prima si prevedeva che la nuova fondazione avrebbe ereditato tutti i debiti e i crediti e i rapporti di lavoro del comitato, oggi non si prevede più. Questo cosa significa? Significa che i debiti del comitato, che oggi ammontano probabilmente a più di 4 milioni di euro, dovranno essere pagati non più dalla nuova fondazione finanziata dalla regione, ma dagli enti partecipanti che sono la provincia di Messina, il comune di Messina e il comune di Taormina. Come gestore, sia pure pro tempore, della provincia di Messina, io a questo punto devo allarmarmi su qualsiasi debito in più che venga prodotto e che andrebbe a danneggiare l'ente che devo amministrare. Siccome ogni giorno che passa il comitato Taorminarte produce ulteriori perdite, devo arrestare le perdite. Quindi, utilizzando l'articolo 8 dello statuto, esco dal comitato Taorminarte.